Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Allora, in questo video vi voglio parlare di un argomento molto delicato, diciamo così, ovvero della gravidanza. Io chiaramente non ho mai avuto gravidanze, né sono incinta, né ho tantomeno figli, però è un argomento che mi interessa. Forse perché io adoro i bambini, quindi spero che un giorno, pure io, però è prematuro per me pensarci. Allora, prima di fare questo video, io vorrei lanciare un appello velocissimo. Se avete visto il video precedente, quando io ho detto che ero stata nuovamente bullizzata, adesso questo video non esiste più. Purtroppo sono stata costretta a eliminarlo perché le cosiddette bulle, non so come definirle, hanno trovato il modo di trovare il mio canale e mi hanno insultato pure lì sopra. Per fortuna che io ho l'impostazione che riesco a moderare i commenti. Ecco perché se voi mi mandate un commento non subito appare, perché ricevo dei commenti che però sono stati costretta a segnalare. Anche perché dopo la storia di tutti gli insulti c'è stato pure un seguito che non ho detto, perché quando ho fatto quel video in realtà quel seguito non ancora è successo. E magari passati 2 o 3 giorni vedo di rifare un unico video in cui vi spiegherò bene cosa effettivamente è successo. Cioè, voglio dire, se avete visto il video precedente già sapete che è successo quello che è successo, gli insulti e tutto quanto, però non sapete il seguito, quindi ho deciso così, mo lasciamo calmare un po' le acque e poi ve ne parlerò. Adesso vi lascio al video perché mi sono dilungata un po' troppo. Allora, io vi voglio parlare, no, della gravidanza e come succede, anche se non sono una ginecologa, però prendete quello che vi dico io come se fossimo tra amiche. Siccome quello che vi sto per dire, magari per le ragazze giovani, potrebbe essere un po', come posso dire, che potrebbe fare schifo, no? Quello che dico potrebbe fare impressione o altro. Se non siete preparate a questo video, vi consiglio di chiuderlo e adesso comincio a parlare. Allora, chiaramente mi sono documentata e tutto, però non sono un medico, quindi vabbè, ci siamo capiti. Allora, chiaramente tutti sanno che la gravidanza si avviene attraverso un rapporto sessuale. Questo è poco ma sicuro, cioè tutti lo sanno. Però cosa succede effettivamente dentro il nostro corpo? Che noi non ce ne accorgiamo il primo periodo. Cioè siamo incinte, però non ce ne accorgiamo. Praticamente immaginatevi un po' la scena. Dio, scusate. Allora, immaginatevi un po' la scena. Non mi era caduto questo, mi serviva per spiegarlo meglio. Questo facciamo finta che è l'ovulo. E chiaramente durante il rapporto sessuale completo, l'uomo libera il liquido seminale, ovvero i cosiddetti spermatozoi, e sono miliardi e miliardi. Questi qua sono come dei pesciolini, scusa, vabbè, ci siamo capiti, che nuotano attraverso le tube e parecchi muoiono lungo la strada. Perché soltanto uno in realtà riuscirà, sarà il fortunato che riuscirà a fecondare l'ovulo. Una volta che nuotano, 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 arrivano all'ovulo e praticamente voi non dovete pensare che in realtà soltanto uno si è avvicinato all'ovulo. In realtà anche lì ne sono diversi, però soltanto uno riesce ad entrare dentro e a fecondare l'ovulo. Già dal primo giorno
Si forma il DNA. Dopo una settimana circa, alcune donne, non tutte, però alcune donne potrebbero avvertire delle perdite rosse, ma perdite molto leggere, non proprio come avere le mestruazioni per intenderci, che sarebbero le perdite da impianto, perché una volta che l'ovulo è stato, diciamo, fecondato, quindi tutto insieme, diciamo così, chiaramente come si posiziona nell'utero, diciamo così, chiaramente i residui dell'ultima mestruazione, i capillari si possono rompere. E quindi rompendosi si possono avere delle perdite di sangue oppure essere residui dell'ultima mestruazione. Allora, poi al di là di quello, come capire se sei incinta prima del ritardo? È bella domanda. Perché in realtà non si può capire. Perché i sintomi che si sentono, seno gonfio, magari un leggero dolorino qua alla pancia, perdite di sangue, ma leggere leggere, possono essere scambiate per sintomi premestruali. E purtroppo è difficile capire per una persona inesperta. Io, se sentite strillare, praticamente sono i vicini di casa che stanno a fare il brutto al loro cane. Vabbè. Allora, dicevo che per una persona inesperta è difficile che questa cosa uno se ne possa rendere conto. Magari te ne puoi rendere conto proprio dal ritardo, perché alla fine il sintomo principale che quello proprio che fa scattare l'allarme che c'è in atto una gravidanza è proprio il mancato arrivo delle mestruazioni. Invece, se per caso voi non avete avuto rapporti, oppure li avete avuti ma non è successo niente, in parole povere, quindi gli spermatozoi sono tutti morti, quindi non è successo niente, l'ovulo che non è stato fecondato viene espulso attraverso le mestruazioni. Ecco perché poi, quando l'ovulo è stato fecondato, Dio, ma quanto urlano, vabbè, non so se voi lo sentite, però dicevo che l'ovulo che invece è stato fecondato proprio blocca le mestruazioni perché non deve essere espulso, perché quello praticamente sarebbe, come posso dire? Cioè, alla fine c'è un embrione, perché non posso chiamarlo feto, perché si chiamerà feto soltanto dopo 3 mesi, cioè dai 3 mesi in su si può chiamare feto, però poi è embrione, nel senso che in realtà è soltanto un insieme di cellule e basta, cioè non è nulla. Ecco, si spiega anche perché l'aborto, io sono contro. Ve lo dico, sono contro, però ve lo voglio dire, che l'aborto è legale, perlomeno in Italia, farlo dal primo mese fino al terzo. Dopo diventa illegale perché sarebbe come ammazzare una persona. E quindi diciamo che dal terzo mese in poi si può chiamare feto e poi vabbè. Al parto, al momento del parto, si chiamerà bambino. Quando è possibile rimanere incinte? In realtà è possibile sempre. Cioè, ci sono rari casi di donne
che addirittura sono rimaste incinte durante il ciclo. Come hanno fatto non lo so, perché è una cosa che dovrebbe essere impossibile, perché come fai? Di solito nei periodi fertili di una donna, cioè si rimane incinta, quindi per calcolare i vostri periodi fertili, praticamente partendo dalla data dell'ultima mestruazione dovete calcolare circa 13-14 giorni, lì è il periodo della vostra ovulazione, però il periodo fertile dura in realtà circa una settimana. Più o meno, però più lo fate durante, cioè più lo fate vicini a periodo dell'ovulazione e più è possibile rimanere incinte. Invece se lo fate il giorno dopo che avete ovulato, sì, siete sempre nel periodo fertile, però è molto più complicato rimanere incinte. Quindi se cercate una gravidanza vi consiglio di farlo soprattutto il giorno prima della vostra ovulazione, perché lì proprio è il massimo, secondo me, della fertilità. Perché farlo proprio il giorno che state ovulando, voi non sapete di preciso a che ora state ovulando. Avete pure potuto ovulare la mattina, per intenderci, voi fate quella cosa lì la sera, quando avete già ovulato. Chiaramente questo è una cosa significativa, nel senso che ogni donna deve conoscere il suo corpo, cioè nel senso che io vi ho detto che se avete un ciclo regolare, ovulerete di solito tra il 13°-14° giorno, più o meno, del ciclo. Però ogni donna deve sapere quando sta ovulando. Perché cioè nel senso che uno sì, d'accordo, può dire oggi ho ovulato perché nel calendario c'è scritto che sono passati 14 giorni, ma non è così. E ve ne rendete conto perché di solito quando state ovulando avete parecchie perdite. Quello proprio significa che avete ovulato quando proprio vi sentite bagnate per esserlo. E praticamente qualcuno pensa che quando, cioè facendo delle ricerche, diciamo così, c'è gente che pensa che quando si è molto bagnate durante l'ovulazione significa che non si è rimaste incinte, quindi il mese è andato, si riprova il mese prossimo, ma non è così, perché in realtà essere bagnate, più o meno bagnate, diciamo così, non è che da quello si determina, ah sì, c'è stato, è stato fecondato un ovulo oppure no, anche se ci vuole il tempo che ci vuole, no, non è così. Ma in realtà dice soltanto, questo mese ha ovulato. Poi è chiaro che dovete aspettare il ritardo per vedere se è stato, l'ovulo è stato fecondato. Poi chiaramente come nascono i gemelli? Praticamente o si ha una doppia ovulazione, ciò significa che due spermatozoi fecondano due ovuli, perché noi ne abbiamo due, oppure un singolo spermatozoo feconda un ovulo e poi al di là, cioè più in là nel tempo, l'ovulo si divide. Si divide dando vita a due embrioni, poi due feti e poi due bambini. Esistono casi eccezionali in cui delle donne hanno addirittura messo al mondo fino a 5 gemelli. Io non so come sia possibile una cosa del genere, perché ripensandoci noi abbiamo due ovuli, giusto? Anche ammesso che sono stati fecondati tutti e due, giusto? E poi si sono divisi. Alla fine, in teoria, avrebbero dovuto fare 4 gemelli, invece c'è chi addirittura ne è arrivata a fare 5. Non chiedetemi come, però non lo so veramente questa cosa, però so che tutto è possibile. E quindi io ci credo perché non dovrei crederci, cioè ci sono le prove. Ebbene ragazzi, scusate che se mi sono dilungata tanto,
Vi ricordo che non sono una ginecologa, se ho detto delle cose sbagliate, non sono da condannare perché appunto perché non sono un medico, quindi prendetela come una chiacchierata tra amiche e basta, prendete tutto quello che vi ho detto con le pinze, mi raccomando, ma non è che cominciate a dire, ma quella ha detto così, allora significa che io forse potrei essere incinta perché mi ha detto una cosa che forse no, perché non è così, ogni donna deve conoscere il suo corpo, prima di tutto. Seconda cosa, non è che si rimane incinta al primo rapporto, può succedere però, può anche non succedere, dipende da tanti fattori. E quindi adesso vi saluto e ci rivediamo al prossimo video, presto ragazzi.